Mister Dainola, una sconfitta qui in casa col Como, una sconfitta del Brucia, si poteva raggiungere il pareggio in finale, quindi il rigore di Lazzaro. È stata una bella partita comunque, perfino il risultato, comunque giocata con grande agonismo dal bar. Sì, è un risultato che ci penalizza perché non meritavamo di perdere. Abbiamo avuto quel quarto d'ora di blackout all'inizio del secondo tempo. Il secondo gol loro è viziato da un evidente fallo di mano perché si è portato la palla dentro l'area di rigore col braccio. C'era fallo forse su Beltrame. Non fischi fallo su Beltrame, mi sembrava chiaro che il gol fosse viziato da un fallo di mano perché si è portato la palla dentro l'area di rigore col braccio. Quindi, al di là di questo, abbiamo fatto un ottimo primo tempo e una reazione degna di cronaca perché abbiamo giocato alla pari con il Como. E dispiace perché credo che la squadra meritasse di fare un punto. Al di là della classifica, era un punto che per le dinamiche della partita è assolutamente meritato, quindi c'è grande rammarico perché io non ho visto la differenza di punti che dice la classifica, ho visto un bravo Littivo che ha giocato un ottimo primo tempo e un secondo tempo dove siamo rientrati un po', abbiamo subito la loro ripartenza sui primi 15 minuti, poi anche il secondo giallo di Bettati è assolutamente generoso, quindi ci sono delle scelte arbitrali che mi lasciano molto perplesso, soprattutto, ripeto, sul secondo gol, perché era evidente il fallo di mano con cui il giocatore loro si è portato la palla in aria, quindi a maggior ragione la reazione della squadra mi ha inorgoglito perché abbiamo fatto veramente una partita di grande carattere, di spessore e di qualità. Peccato perché ci tenevo a non perdere di nuovo in casa, però è andata così. Ti abbiamo visto lasciare la panchina molto arrabbiato dopo il rigore di Lazzaro. Cosa è successo? Cioè, solo per l'errore del rigore c'è No, io qualcosa? sono andato via prima. Sono andato via.